美しいだろう。そう、スーパーサイヤ人ゴゼ。E salve a tutti leggendari e bentornati su The Legends of Jimmy. Vi ricordo come sempre di venire su Telegram, PX, Dragon Ball Legends per parlare con noi, appunto anche oggi, di questi nuovi personaggi e contattare Patrick Schiesaro per qualsiasi grafica. Il link sempre in descrizione. Perdonate per la voce ragazzi, oggi sono per ovvi motivi universitari in macchina a registrare, quindi cerco di guadagnare un po' più di tempo andando a registrare appunto direttamente in macchina. Sono come al solito le 8 meno un quarto per registrare, quindi torno a casa, monto subito il video e risparmio tempo. Ragazzi, grazie, quindi scusate, quindi sentirete probabilmente la voce che non sarà il top. Mi dispiace per questo, ma comunque andiamo avanti. Ragazzi, intanto vi ringrazio per Instagram, mi state scrivendo in tantissimi like, un supporto massimo, siamo quasi 1000 follower. È bellissimo sentire questo affiatamento da parte vostra, quindi ragazzi, grazie mille appunto, grazie tantissime, perché siete veramente i migliori in assoluto. Eravamo rimasti al video di ieri con l'arrivo di Black Rosé e avevamo dubbi su chi lo potesse affiancare sul tipo di batch. La batch è stata confermata, una batch step up, con dopo 12 giorni di dopo 12 giorni dalla batch diventerà una batch normale, quindi singole e multi, un po' come tutte quante le batch, e verrà affiancato a Black Vegeta Super Saiyan Blue Legendary Limited, quindi con la LF. E appunto voi state guardando le immagini dei personaggi che vi metto al lato, e ragazzi io sono rimasto esterrefatto, sono rimasto stupito, non so che aggettivo utilizzare per quanto siano stati realizzati bene questi due personaggi. Ormai Legends, o meglio, sappiamo che Legends, io mi ero lamentato per i Freezer e Cooler Evo, per appunto aver riciclato le animazioni, perché il potenziale di Legends c'è ed è veramente enorme dal punto di vista grafico, e ragazzi non si sono fatti smentire, non hanno deluso le aspettative con questo Black Rosé, che è di una figaggine pazzesca. Probabilmente, così a memoria, senza andare a pensare ad altri personaggi, probabilmente il personaggio in game realizzato meglio di tutti quanti, probabilmente. Poi dipende molto dai gusti ovviamente, ma a livello di colori è fantastico. Quello che mi aveva dato meno, mi aveva fatto credere di meno a questi colori fu proprio Goku Super Saiyan Blue all'anniversario. Mi fece storcere il naso, e come al solito quando dico questa frase non posso non commentare il mio naso ovviamente. Mi fece storcere il naso sui colori di Goku Super Saiyan Blue. Questo rosé è divino, è divino, è bellissimo, è fatto veramente molto molto bene. Con la main ability oltretutto recupera HP, va ad annullare i colori a sfavore, ragazzi, lui è colore rosso e annulla i colori a sfavore, quindi lui può combattere tranquillamente con un blu per 30 secondi. Ragazzi, rendiamoci conto che questo può rendere Black assolutamente top massima. E vorrei sottolineare una cosa ragazzi, arriveranno finalmente sul canale le tier list taggate T-Log e PX, quindi mi raccomando, dovete assolutamente seguirle. Quindi tier Z molto probabilmente questo Black Rosé, soprattutto quando attiva la main ability, mostruoso ragazzi, 30 secondi può cambiare completamente le sorti di un incontro. E poi pesca la sua ultimate, che è fighissima anche quella, la starete sicuramente vedendo, l'avrete già vista tutti quando andrò a caricare il video. Per quanto riguarda i tag, sui tag non abbiamo sicuramente il tag Future, il tag Saiyan, il tag Godki. Dobbiamo capire un po' cosa potrebbe andare a boostare, per quale motivo, perché ovviamente questi sono personaggi molto grandi, molto grossi, e sono personaggi che boostano doppio tag quasi sicuramente sempre, quindi io mi aspetto una singola statistica boostata ma col doppio tag dalla quinta stella in poi, quale potrebbe essere, o anche dalla terza essendo personaggi grandi per grandi celebrazioni, quale potrebbe essere il tag boostato. Secondo me potrebbe boostare come primo il Godki e come secondo il Future, ma visto che Vegeta è un personaggio, diciamo, LF, che se trovato in combo con Black cambiano completamente il team, quindi cambiano completamente il Godki rendendolo a mio avviso top meta, top team insomma,
Mi aspetto che Vegeta possa boostare Vegeta Family e poi Godki. Non lo so. Comunque, in realtà, la cosa più ovvia, a mio avviso, è che entrambi boostino la categoria di appartenenza comune. Quindi il Godki da, diciamo, fino alla quinta stella. E dalla quinta stella in poi, o anche dalla terza, la vedo difficile, ma anche dalla terza volendo, ma dalla quinta in poi, andranno a boostare la categoria, loro di appartenenza, che non condividono. Quindi Vegeta andrà a boostare Vegeta Family e Black andrà a boostare il Future, ma dalla quinta stella in poi. Questo è il mio pensiero. Per quanto riguarda invece Vegeta, Legendary Finish, finalmente non è un Goku ad avere una Legendary Finish. E scusate, io lo chiamo Legendary Finish il personaggio, quando in verità è Legends Limited, però mi piace chiamarlo LF, lo chiamerò sempre LF. È un personaggio veramente, a mio avviso, bellissimo. Non mi pare abbiano utilizzato lo stesso moveset di quello Super Saiyan Blue del film di Freezer, colore verde, e appunto con la sua LF fa dei danni probabilmente mostruosi. Assolutamente a questo punto imprescindibile nel team, nel Godki, anche perché lui ha assolutamente un colore verde e il team ha bisogno del colore verde. Quindi ragazzi, andrà a boostare dalla descrizione delle sue abilità, poi bisogna vedere effettivamente come sarà, dalla descrizione delle sue abilità lui andrà a buffare gli alleati Godki e Vegeta Family per ogni strike e blast utilizzata. Che roba, ragazzi, che roba. Sono proprio curioso di vederlo questo Vegeta, e con la special move a il Final Flash. Ragazzi, qui stiamo parlando di cambiare completamente il meta con un Godki che potrebbe diventare mostruoso. Il Future, sicuramente anche il Future, perché Vegeta avrà Tag Future, per forza deve avere Tag Future. Combatte lì, quindi io mi aspetto che lui possa avere Tag Future, ma più che altro per il moveset, perché l'ultimate, quindi l'LF, è da Future, non è da presente. Però potrebbero anche stupirci e non metterci Tag Future. Io me l'aspetto, però sinceramente me l'aspetto. Ovviamente poi ci sarà il Saiyan, il Godki, ci sarà il Vegeta Family e quindi anche lui come boost ne abbiamo già parlato. Insomma, dobbiamo un pochino vedere. Dal punto di vista del pool, ragazzi, è molto soggettivo, perché la batch, trovandoli tutti e due, potrebbe farci cambiare completamente il meta, soprattutto appunto come detto il Godki, e è qualcosa di davvero molto interessante, ma ripeto, soggettivo, perché a parte che bisogna sempre vedere come sono i personaggi, ma dubito che ci possano deludere, ma comunque bisogna sempre stare attenti, perché i personaggi sono due, di cui uno solo ha l'1% di probabilità di essere trovato, cioè Black. Vegeta avrà lo 0,25% di essere trovato. Questo significa che noi potremmo pullare anche 100.000 crono, ma non trovarlo. Quindi io poi sono stato sempre sfortunato con l'LF. L'unico trovato è stato Goten, ma perché mi era preso in Rage e ho pullato, ma non l'avrei trovato. Non ho trovato tanti altri personaggi pullando tantissimo, quindi diciamo che pullare tanto potrebbe essere controproducente, per più che altro appunto il fatto che ci siano soltanto due personaggi. Quindi ragazzi, noi ci riaggiorniamo domani, sempre come al solito, vi ricordo, per quanto riguarda le analisi dei personaggi, e aspettatevi dei video pull sul canale e non solo. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Ci vediamo ai prossimi video. Mi raccomando, sempre su Instagram, tlog_jimmy. Ciao ragazzi!